Il problema è assumere decisioni chiare nell'interesse del Paese. Non guardare l'interesse di partito, ma per fare l'interesse dell'Italia, le scelte programmatiche sono quelle che il governo Berlusconi e che la nostra nazione hanno definito in quell'agenda europea. Se qualcuno dovesse avere l'incarico, noi partiremmo dai contenuti. Quindi intanto andiamo all'approvazione definitiva della legge di stabilità alla Camera. Faremo oggi la riunione ragionando sulle cose reali e sugli interessi del Paese. Il Popolo della Libertà li ha garantiti in questi anni, altri non avrebbero potuto realizzare quelle manovre e quegli interventi che hanno fatto sì che l'Italia abbia un avanzo primario che altri paesi non hanno, che stia riducendo il rapporto deficit-PIL ed è in garanzia, di questi interventi l'obiettivo dell'azzeramento del deficit entro il 2013. Altri paesi europei, anche importanti come la Francia, non hanno queste possibilità. Noi poi abbiamo il debito pubblico, come ben sappiamo, che è la vera questione che va aggredita in qualsiasi modo e da chiunque abbia responsabilità di governo. Questa è la nostra agenda, la discuteremo nel Parlamento, nel Paese, con tutti coloro che avranno ruolo per discuterne. Grazie.